5, che è uno spazio culturale, ci ospita per una prima importantissima, quella della presentazione del romanzo cosmico di Pierpaolo Segneri, In che mondo viviamo. Devo dire che lo scrittore non è nuovo a questo tipo di pratiche, ma in passato si è dedicato prevalentemente a saggi di natura politica. E allora perché un romanzo cosmico che parla dell'uomo e dell'umanità, e tra l'altro con un titolo ben adatto a questo periodo post-elettorale, In che mondo viviamo? Ecco, il libro In che mondo viviamo, edito dalla casa editrice L'Erudita, il titolo è il significato, il senso di cui cerco di dare un segno all'interno della storia, cioè riuscire a passare dalla razza umana, che è una e una soltanto, ad emergere, a far emergere la coscienza civile e civica, e quindi all'emersione e all'arrivo, alla formazione, al crearsi davvero finalmente del genere umano. È un romanzo pieno di fantasia, ma è una storia vera. Una storia vera che in qualche modo è dedicata ai giovani studenti del professor Segneri. Ma questi studenti di oggi se lo meritano un romanzo di cotanta portata? Sì, perché la dedica, oltre ad essere dedicata a Camilla, e a tutti i miei studenti di ieri, perché io vedo negli studenti per me degli allievi, cioè quasi dei figli per me sono, e quindi c'è da parte mia sempre la voglia di donare qualcosa, riuscire, spero di riuscire a lasciare qualcosa che possa aiutarli poi comunque nell'affrontare la realtà, la vita, la società che cambia, la curiosità, la spinta a conoscere, la voglia di partecipare, l'incontro con l'altro, il dialogo, la consapevolezza, e tutte queste cose le ho messe qui, diciamo come se fosse una mappa concettuale rielaborata in un concetto non didattico ma interdisciplinare. Qui c'è storia, c'è italiano, c'è geografia, c'è scienza, c'è astronomia, c'è matematica, però in una storia che è avvincente, coinvolgente, addirittura ogni capitolo comincia con una frase tratta da diciamo un autore italiano di letteratura del Novecento, e quindi veramente diciamo è un ripasso di tante cose che spero i miei studenti, che sento come allievi, possano raccogliere e fare proprio. A proposito di ripasso, qui siamo circondati da profumo di storia con queste immagini bellissime dell'archivio Riccardi, e ringraziamo questo Spazio 5 per questa stanza dedicata che ci piace molto. Professor Segneri, prima di chiudere, io però vorrei soffermarmi su alcuni dei personaggi che sono un po' degli archetipi di quello che si trova anche oggi nella società odierna. Il corsaro, per esempio, chi potrebbe essere oggi e chi potrebbe essere oggi il vecchio saggio? Ma il corsaro sono tutti quelle persone, quei pionieri, coloro che, essendo uomini, donne, persone in carne ed ossa, che non hanno manie di esaltazione o di arroganza, vivono con umiltà, ma cercando sempre di portare un pezzetto avanti questa razza umana verso il raggiungimento del genere umano. Cioè i corsari sono i corsari della libertà, dell'uguaglianza, i corsari sono, è un po' un omaggio anche a Pierpaolo Pasolini, no? Gli scritti corsari, ecco, questo è uno scritto corsaro, e oggi potrebbero essere tanti, ma forse a volte non hanno un volto conosciuto, magari si trovano a scuola, sono tra gli studenti, alcuni corsari, ci sono tra gli insegnanti, anche tra i collaboratori scolastici. Nella vita di tutti i giorni ci sono persone che spingono per il cambiamento verso un genere umano che deve arrivare e che metta da parte la superbia, metta da parte gli arrivismi, gli egoismi, la cupidigia. Quindi il corsaro è colui che forse a volte paga di persona, non è conosciuto, non va in televisione, ma fa un lavoro che attualmente, secondo me, sta salvando il mondo. O va sulle TV indipendenti come Liberi TV. Allora, che cosa vogliamo dire ai videoascoltatori? Intanto di comprare e cercare il libro, prima cercarlo e poi comprarlo, giusto? In che mondo viviamo?
e poi ovviamente di seguire anche l'iter delle presentazioni del libro e di sentire anche altre interviste che faremo questa sera in questa occasione e di passare la voce, perché credo che sia un libro che può parlare a tutti, a tutte le età, a tutte le generazioni, ognuno leggerà alcune cose che gli appartengono e scoprirà delle cose che appartengono invece al segreto umano. E qua mi fermo. Bisogna leggerlo per capire qual è il segreto. Passate parola!